in collaborazione con il distretto scolastico e oltre alla regione Marche e la provincia di Ascoli Piceno. Incontro con Arnaldo Angelotti si aprì le porte della Cantina dell'Arte, fondata insieme al pittore Primo Angelotti, suo fratello, qui nella foto con la moglie Nazarena, anche lei pittrice. Cantina, dove ogni incontro è possibile. O Achille Compagnoni, che ha scalato per primo il K2, oppure moltissimi cantanti di musica lirica, come il grande Giuseppe Taddei, baritono, oppure Di Stefano, o direttori d'orchestra, come il maestro Garcia Navarro, o la Elisabetta Maschio, e tanti altri cantanti lirici, Ettore Nova, Ambra Vespasiani, Luciano Cirilli, Sandra Pacetti e via così, fino ad arrivare a cantanti di musica leggera come Narciso Parigi, oppure Consolini o La Tilla. E tantissimi furono i pittori e sono ancora i pittori che hanno frequentato la cantina, da Remo Brindisi ad Annigoni, a Montanarini, a Greco, al maestro Ser Giacomi, scultore, e fu presidente dello stesso Pericle Fazzini della cantina fino alla sua morte, e successivamente è stato presidente e lo è tuttora Arnoldo Cerrocchi. L'incontro con la cantina portò nelle nostre mostre anche la musica. Incontro che avvenne con Dino Cardarelli, un grande orchestra. Stessa musica che portammo successivamente ad Offida. Thank you.
musica per una personale di Annunzia al barone rosso